27 gennaio è la giornata della memoria universalmente celebrativa della Shoah. Da un punto di vista culturale, il teatro non si sarebbe potuto esimere da questa celebrazione, anche se le giornate della memoria sono numerose nell'arco della stagione. Penso a quello che è stato il Messia di Handel, penso alla presenza di Gustav Mahler nei concerti di ottobre. Tuttavia, la celebrazione proprio stessa della giornata doveva racchiudere e proporre autori che hanno subito le persecuzioni in quanto poi ebrei, e quindi Guido Alberto Fano, che fra l'altro è morto in zona pordenonese, che ha scritto uno straordinario quintetto per pianoforte e archi. Verrà interpretato dal Quartetto di Cremona e dal sottoscritto che, così essendo stato chiamato in qualità di artista e ambasciatore del teatro nel mondo, offre volentieri quando se ne presenta l'occasione la propria prestazione artistica e la offre al teatro per una ricerca culturale, il suggello di più sinergie da mettere insieme che facciano sì che poi il teatro possa sempre svilupparsi in questa direzione di tipicizzazione. Quindi sarà un unicum perché il Fano è stato eseguito solo 20 anni fa e l'abbiamo ripreso appunto col Quartetto di Cremona proprio perché potesse essere celebrativo di una giornata speciale. Al Quartetto di Cremona, che è fra l'altro un'eccellenza nella docenza di oggi, si uniranno Margherita Di Giovanni e Sara Spirito, perché nella seconda parte ci sarà la splendida, intramontabile Notte trasfigurata di Schoenberg, quindi in sestetto, versione originale. Allora, quando si cita Schoenberg si suscita sempre paura nei confronti dell'ascoltatore. In realtà questo è uno Schoenberg struggente, orecchiabilissimo. E credo che sia un titolo che nella celebrazione della memoria non poteva essere ignorato, soprattutto nella considerazione del fatto che Schoenberg abbia comunque speso la propria esistenza di ebreo e di intellettuale e operatore culturale, musicista ebreo. Non solo subendo le persecuzioni, ma anche esponendo la propria teoria culturale a propositi che ancora oggi vengono spesso fraintesi e mistificati. Quindi una giornata della memoria che deve assolutamente suscitare la sensibilizzazione nei più giovani, per esempio, al problema di una forse delle più grandi tragedie, anzi la più grande tragedia che la storia universale possa oggi annoverare.